Dopo un sacco di tempo si torna con l'Elden Ring Wiki, ragazzi. C'è stato un piccolo stacco a causa della patch 1.09.1 che ha creato un sacco di mirabolanti avventure per tutti noi giocatori, tra glitch, bug, risoluzioni che non hanno risolto niente e via così discorrendo. Ma oggi siamo in un video dell'Elden Ring Wiki, ed ogni video dell'Elden Ring Wiki vi spiegherà come trovare e come sfruttare al meglio ogni singolo oggetto del gioco. Il video sarà strutturato in questa maniera. In primis andremo ad analizzare l'oggetto singolarmente. Successivamente andremo a scoprire dove trovarlo ed analizzeremo la sua lore se è presente, ed in caso ne speculeremo. Infine, l'ultima parte del video sarà composta da una build che valorizzi al meglio l'oggetto in questione. Come avrete capito dal titolo, visto che c'è il nome scritto, oggi parliamo della spada bastarda. La spada bastarda è un'arma davvero ottima, è uno spadone, intanto non fatevi ingannare dal nome. Al più 0 fa un danno fisico di 138, richiede 16 a forza e 10 a destrezza per essere brandito e scala D su entrambe le statistiche. È una buonissima arma perché la possiamo ottenere davvero presto nel gioco e effettivamente ci può permettere di creare delle build devastanti. E all'inizio del gioco, per me vuol dire davvero all'inizio del gioco, ragazzi, perché vi basterà arrivare alla Grazia, baluardo del castello di Morn, quindi insomma vi fate tutta una bella scampagnata per Sepolcride, fino ad arrivare alla penisola del pianto e continuate lungo la strada. Qui troverete un mercante proprio fuori dalla Grazia, e questo mercante vi vende la spada. Ovviamente ne venderà solamente una, quindi se voi volete avere una dual come ho fatto io, dovrete o finire il gioco due volte o farvela dare da qualche vostro amico oppure trovare dei metodi più particolari che non andrò a dire in questo video, ragazzi. Cosa ci racconta quest'arma? Andiamo a scoprirlo assieme prima di passare alla parte che interessa a tutti voi, la build. Spadone alla matrita, arma pesante da impugnare a due mani, a meno di vantare una forza straordinaria. La grossa lama può falciare più nemici con un solo colpo, ad ampio raggio. Una tecnica utile per farsi largo tra gruppi di avversari. Ci viene descritto in succo com'è l'arma e come funziona. Non c'è un'enorme lore sulla quale potremmo speculare, è semplicemente la descrizione di un'arma qualsiasi. Quindi, ragazzi, saltiamo a pie pari ed arriviamo alla build. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed accendete la campanella. E se volete supportare attivamente il nostro lavoro, qui sotto trovate super grazie ed abbonamenti. E questi ultimi vi permettono di vedere i video in anteprima. Come ho deciso di valorizzare un'arma simile? Intanto andiamo a vedere come l'ho modificata, perché questo ci permette di creare una build davvero potente, a mio dire. In primis l'ho fatta diventare una spada bastarda pesante, quindi l'ho modificata con affinità pesante. In questa maniera va a scalare A su forza, che nel nostro caso, in questa build, è la statistica che a noi interessa. La cenere di guerra diventerà furia di colpi, e in pratica ci permette di continuare a dare una sequela di colpi fino a che non togliamo il dito dal tasto su cui avete la cenere di guerra, ragazzi. Nel mio caso, maius clic destro. È potentissima come cenere di guerra, ma adesso vi spiego anche perché. Nella mia build, in primis, ci sono due spade bastarde, perché il moveset in dual di queste spade è ottimo. Mi ci sono trovato davvero bene, ma considerate che questa build si può realizzare anche solo con una spada bastarda e furia di colpi e magari uno scudo, oppure impugnandola a due mani, sta a voi la scelta. Perché dico che è potentissima? Perché io mi sono impostato un set d'armatura, ossia il set da cavaliere errante, tra l'altro uno dei set iniziali del gioco, che non ha una stabilità 51. Questo vuol dire che io non ho Hyper Armor, se vengo colpito mentre faccio un'azione, vengo interrotto. In questo caso, la cenere di guerra ha un Hyper Armor devastante. Come potrete vedere, ad un certo punto della clip, io vengo colpito più volte da un cavaliere marcescente e il mio personaggio se ne sbatte e continua a smazzargli la spada in faccia. Forse l'unico problema che potrebbe avere questa cenere di guerra sono i nemici un po' più grossi. Come potete vedere, i cavalieri marcescenti, quando usano la loro lancia di luce che ci impalano e ci fanno la marcescenza scarlatta, mi fermano. Ed effettivamente è l'unica abilità che mi ha fermato. Ma cosa ci potenzia se non i talismani, ragazzi? Il primo talismano è ovviamente il più importante se si vuole creare una build basata solo e solamente su una cenere di guerra, ossia la scheggia di Alexander. Aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità. E in questo caso, ragazzi, è proprio necessaria, perché ci va a potenziare tutta la build. Il secondo è il cameo del Ghermidore,
che ci permette di ripristinare punti vita sconfiggendo i nemici. So benissimo che questo è un talismano che non vi piace, perché giustamente in molti mi avete detto: sì, ma quando sei contro un boss non ti serve. E cambialo. Il suo punto di forza in questo caso è semplicemente il fatto che noi andremo a subire un sacco di danni, vi basta vedere appunto il video. E in questo modo vado a recuperare un po' di vita nel tempo, quindi abbatto un nemico e recupero un po' di vita. A tal proposito, un'ottima alternativa che potreste fare è avere la spada bastarda con questa cenere nella mano destra e nella mano sinistra, disequipaggiata, la lama blasfema, in modo da recuperare ancora più vita. Terzo talismano, Gran Scudo del Drago, praticamente per lo stesso motivo del cameo del Ghermidore. Rischio di prendere un sacco di botte con questo setup e con questa cenere di guerra, e dunque vado ad incrementare enormemente la resistenza ai danni fisici. L'ultimo talismano, secondo me, è a vostra scelta. Io ero indeciso. Volevo inserire l'emblema della spada alata marcescente, che è quello che effettivamente ho usato durante la clip, e si vede che si attiva ed è funzionale, perché incrementa notevolmente la potenza d'attacco dei colpi consecutivi, e quelli fatti da furia di colpi contano. Però ero anche tentato di mettermi una fascia per infanti di sacriderma. Gli attacchi consecutivi ripristinano punti vita con questo talismano. Come dire, serve che vi spiego che ogni colpo che facciamo con furia di colpi ci farà ripristinare della vita? In pratica sta a noi decidere se creare un qualcosa di ruba vita a profusione oppure se basarci solamente sulla forza pura. E mentre voi iniziate a commentare con la vostra opinione su questa build o su quest'arma, io vado a fare un piccolo recap in un minuto. La spada bastarda è un'arma che potremmo trovare ad inizio gioco. Ci basta arrivare alla Grazia, baluardo del castello di Morn, per trovare un mercante che la vende per sole 3000 rune. La build che si può creare diventa davvero semplice se si dà un'affinità pesante alla spada e successivamente ci si applica la cenere di guerra furia di colpi. In questo caso diventa davvero devastante. A scelta si può usare una dual o mettere anche una lama blasfema nell'altra mano. 7 di armatura, come al solito, con stabilità sopra il 51, nonostante la cenere di guerra abbia già un hyper armor devastante. E i talismani utili sono la scheggia di Alexander, il cameo del Ghermidore, il talismano Gran Scudo del Drago, e l'ultimo potrete decidere tra l'emblema della spada alata marcescente oppure la fascia per infanti di sacriderma. Che dire ragazzi, questa credo sia la build più semplice che io abbia mai creato. L'ho mantenuta ad un livello easy, quindi non sono andato appunto a mettere come secondaria la lama blasfema, perché magari un giocatore che guarda questo video con una build per la spada bastarda non cerca oggetti endgame, ma cerca piuttosto degli oggetti che può ottenere subito. In questo caso uno scudo, un'altra spada bastarda, un altro spadone. La lama blasfema è abbastanza endgame per quel che mi riguarda e non l'ho inserita nella clip in modo da far vedere la potenzialità senza questa potente arma. Se siete dei giocatori navigati saprete benissimo quanto recupera vita può metterci la lama blasfema. E niente, io aspetto di sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed accendete la campanella, lasciate un bel mi piace ed un commento con la vostra opinione e se volete supportare attivamente il nostro lavoro, qui sotto trovate abbonamenti e super grazie. Ed i primi che ho nominato vi permettono di vedere i video prima ancora che escano. Noi ci vediamo domani in un prossimo video, ciao a tutti!